Io vorrei invitare il dottor Rajcevic, ISPRA, nostro partner, e quindi io lascio la parola al nostro partner scientifico, così ci raccontiamo tu un po' di cose su quello che sta succedendo, diciamo, in questo sito. Sì, innanzitutto grazie e buon pomeriggio, grazie per l'invito. Effettivamente era rimboscato e poi ho fatto anche una corsa per arrivare su. Se mi sentite quel piattone. Allora, innanzitutto penso che sia veramente un elemento qualificante per l'amministrazione, ma per tutti noi, per la città, andare nella direzione di rendere più forte il rapporto con le tenue, proteggerlo e su questo costruire degli elementi che sono positivi per tutti. Che non è solo la protezione, ma anche il costruire una cultura, ma poi anche attività economiche e un'identità. No? E questo è un qualcosa che di per sé ha bisogno di tutti. Quindi il fatto che l'iniziativa anche dell'UNESCO abbia riportato dei tavoli in cui ci sono veramente tutti gli attori, inclusi i bambini che sono stati rappresentati, è un elemento positivo perché diventa un volano di trasformazione, se vogliamo, del nostro territorio, no? In una direzione che è di protezione ma di sviluppo sostenibile, uso sostenibile, no? Che è un qualcosa che vede tutti dalla stessa parte, inclusi i pescatori, che remano in questa direzione. Quindi quei due signori che sono venuti prima, qua sopra, sono degli esponenti di una categoria che riconosce il valore dell'ambiente perché vive dell'ambiente e vuole proteggerlo. Sulle tenue ci sono un sacco di attività che stanno nascendo e quindi quando prima l'ufficiale della Capitaneria di Porto ci ha detto che è stata data la consegna al comune, io e la mia collega Gabriella Antonini abbiamo fatto un salto di gioia perché questo è un percorso che permette di rendere concreti gli elementi di protezione, la definizione di un piano di gestione, anche di fare in modo di partire con le attività che sono legate anche al campo di legge di cui si parlava prima, che tra tutti gli elementi di cui aveva bisogno in prima istanza proprio di questa consegna al comune e poi a valle di questo si possono attivare queste procedure che essendo finanziato nell'ambito del PNRR i tempi sono strettissimi, questo un po' ci aiuta a spingere, quindi siamo molto, molto contenti. ISPRA ha un progetto molto importante nell'ambito del PNRR di protezione dell'ambiente e in qualche modo ha identificato in questo sito, nell'area delle tenue, una serie di emergenze di qualità ambientale da proteggere, quindi c'è il sostegno a questi campi ormeggi di cui si parlava, c'è la ricostituzione di habitat ad ostriche in alcune parti, in una parte particolare delle tenue, per ripristinare habitat che nel tempo sono andati scomparendo, che vanno valorizzati, e c'è proprio un'iniziativa che si associerà agli altri progetti per andare a rimuovere le reti abbandonate e perdute. E tutti questi elementi permettono non solo di proteggere, migliorare la protezione, ma anche di lavorare in questa sorta di rete, no? Di cui si parlava prima, tra i diversi attori che vanno dalla ricerca, le forze dell'ordine, i cittadini, chi va sott'acqua e che piace fare l'immersione, i bambini. Quindi è un sostegno che ci piace condividere perché anche come sede di Chioggia in passato abbiamo lavorato spesso proprio su questo sito. Quindi per noi è un momento di festa, penso per tutti, è più un passaggio e un punto di partenza che uno di arrivo. Quello che si sta costruendo e che verrà costruito con i piani di gestione, ma anche con tutte quelle scelte che dovranno essere fatte con il territorio, no? Sono dei passaggi importanti, quindi più sono condivisi, più attori ci sono, più discussioni ci sono, migliore sarà il risultato. Quindi l'auspicio è che questa cosa prosegua, si rinforzi, quindi ringraziamo ovviamente l'amministrazione, tutti quelli che lavorano dalle istituzioni, ma anche chi porta poi, mette assieme gli interessi in qualche modo produttivi, turistici e così via, li porta a sistema, quelli della pesca,
e tutti devono essere presenti in questa discussione perché è un patrimonio di tutti e l'auspicio è quello di portare come idea a un livello superiore la gestione di questo sito. Quindi grazie, grazie anche per l'imboscata, se no non stiamo parlando di Angolina, buon luogo.